cari amici, noi siamo a casa Germini. Vedete? A casa di Germini, come tutto bello, tutto a posto, tutto fantastico. Mauri, come a casa di Germini? Tutta piena di fascicoli, vero? Dobbiamo cucinare, Mauri. Sì, è vero. Piastrelle. Quasi a posto, Vigene com'è? Fantastica. Insomma, fantastica. Ma sei sicuro di essere a casa Germini? Ma non sono tanto sicuro, di la verità. Ma no, dai, è sicuro, dai. I fiaschi di vino. Sì. I fiaschi così. Castelli romani. Siamo... questa qui si dava dentro. Aspetta. Ma guardate, cari amici. Siamo a casa Germini, si nota, dai. Anche questo. Siamo a casa Germini. Castelli romani. Le un butti un de vino. Sì, dai, siamo a casa Germini. Cari amici, qua... in realtà siamo tornati alla Cascina Acquabella. Cascina Acquabella vicino a Milano, zona Lambro, però a Milano l'altra volta stavamo a Monza, questa Cascina Acquabella di Milano città. Siamo nella cucina della cascina. Sembrava, abbiamo fatto un casa Germini, figurati se casa mia, se fosse così, non lo so, sinceramente. Però questa è la dispensa dei vini, ma Mauri, qua tracannavano... Tracannavano e ci davano dentro volontà. Con dei bagioni abbastanza in maniera vedere, dura, devo dire. È rimasto una specie, non so, di vecchio archivio. Un vecchio archivio è rimasto. Sì, un archivio politico, si vede qua. Qui c'è, com'è Mauri la cucina? Fantastica! Ecco! Lo stampino, no? Con rulli, no? Sì, ma descrivicelo! Questo qui passavano la vernice colorata e niente, col rullo, quello lì, tutto fatto a stampi di metà di ferro, andavano lì e pitturavano. E lasciavano dei... dei motivi artistici, che in questo caso sono dei fiori. Non so perché non è più, una volta si usava molto questa cosa qui. Peccato che sia caduta in disuso. 50-60, credo. Che bello, sì. Ma anche nella scuola, Mauri, vi dico della scuola. Fammi vedere tutto quanto, insieme lì. Anche nella scuola praticamente avevamo fatto queste lavorazioni. Sono delle lavorazioni che oggi, cioè, non si fa tempo, più. Si usavano anche per i tessuti. Praticamente dove c'è uno spacco, un'apertura, non tocca e altri punti tocca. Dove tocca, lascia il segno e si crea un motivo, in questo caso floreale, un motivo da... Sì, un motivo, come se avesse la tappezzeria, no? Sì, sembra però direttamente sul muro. È incredibile, cari amici, roba antica. Sarebbe da riportare alla luce questo muro, ma... E qua abbiamo trovato un po' di cose... Cosa hanno fatto qui? Hanno lasciato un po' di roba. E questo è il soffitto. E qua addirittura c'è... C'era per accendere la luce un tempo, col filo. Filo a due fili, senza la messa a terra. Mauri, ci sono ancora i fili senza la messa a terra. Sì, ma qui è ancora è roba all'antica. Questo abbiamo, abbiamo un ripostiglio. Sì, abbiamo vari ripostigli. Questo è anche un sottoscala. E anche di qua. Vedete, cari amici. Sì, sono dei sottoscala che sono qui. È iniziato a far freddo all'ombra. Comunque sono dei sottoscala, sopra è tutto bloccato. Sì, è chiuso. Bene, Mauri, mi riprendi un po'? Sì, ti riprendo, facciamo il giro della cascina. Cari amici, sì, facciamo il giro della cascina. Riprendimi tutto. Sì, ti vedo. Qua varie parti. Allora faccio vedere. Lì è murato, cari amici. E poi... Qui anche un po' un vecchio copertone, poi anche qua, ma è sempre un sottoscala, si può volendo entrare. Mauri, entro allora. Ok,
cari amici, entro in questo fantastico posto a farvi vedere questo posto. Praticamente, vedete, è dove tenevano le varie cose, le varie masserizie. Beh, ma tant'è, Mauri. Sì, infatti. Attento che ti sei un po' sporcato il giubbino. Sì, ma una... guarda, tanto. Comunque, qui abbiamo trovato un gatto. Mauri, qui c'era un gatto rosso qua, che è scappato appena ci ha visto. Questo qui che è. E niente. In sicurezza qua la porta. Continua. Ah, fa vedere l'acqua bella. Al numero 100. Cari amici, al numero 100, bella. La cascina acqua bella numero 100. Questa era una cascina, era abbastanza grande, devo essere sincero. Poi lì c'è... Là vogliamo andare a vedere le nuvole. Sì, che qui c'è una cosa massonica, qui boh. Qui è crollato tutto, allora tanto è crollato tutto. E... Ma poi abbiamo la pesa. La pesa. Cari amici, qua c'è una pesa dei, trattori, dei camion, fatta ad Alessandria, costruita ad Alessandria. E lì abbiamo trovato delle nutrie, cioè delle grosse pantegane in pratica. Però adesso non le vedo, non si fanno vedere, Mauri. No, hanno hanno capito che... No, non si fanno vedere. Fa niente, cari amici. Ma allora giriamo di là. Sì. Sì, ero pronto a scattare la foto alla nutria, ma la nutria è... Ma Mauri, se tu vuoi veramente scattare le foto alle nutrie, sappi che è il momento che non si faranno vedere, sono fatti così. Sono fatti così le Sono fatti così, quando le vuoi vedere. La nutria ha un nido qua dentro. Va bene, dai, ma proseguiamo. Allora giriamo di là e facciamo vedere. È una grossa pantegana. Cari amici, facciamo vedere un po' la fattoria. Nella vecchia fattoria, è la vecchia fattoria, io. È stata una giornata... Non so. No, beh, un po' incredibile. Praticamente, ma anche a me è andata benone. Vabbè, ho consegnato una lettera. Ho incontrato degli impiegati che sono 20 anni che li conosco. Quindi, molto bello. Quindi, tante situazioni oggi belle, positive. Qui il moderno. Qua stanno costruendo, questa c'era già un anno fa, e poi stanno costruendo anche di là, però di là siamo verso Corsico. Corsico di là cos'è? No, di là è Segrate. È Segrate, ti pareva? Ma quando mai io mi ricordo? No, beh, ma comunque è normale, non è che... Io non abito qua, confondo. Qui ha fatto il FEC. Ci sono i dossi. Lì praticamente potete trovare, vedete cari amici, la parte, vedete in quel punto lì? La stalla. Ecco, là dove c'è la parte che inizia poi la fabbrica Innocenti. Sì, di qua vicino la fabbrica Innocenti. E qua siamo alla fattoria. Qui o è stata una nutria o una beccata un piccione. Hai visto? Boh. Ma che roba. Mi hanno scoffato il piccione. Allora, porto avanti. Qua deve essere crollato per il vento, evidentemente. Sì. Un capanno. Ma e poi di là. Andare giù di qua, perché la strada è più. Sì. Sì, era ingrandito. Meno male che ho rimpicciolito, cari amici.
siamo già a 10 minuti e facciamo un bel video. Sì, abbiamo il sole negli occhi, ma poi guardate di qua, cari amici, che bello. Vi ricordate la cascina di un anno addietro? Cascina Acqua Bella, Milano, zona Lambro. E di là la parte delle stalle ancora. Sì, sei proprio sotto il sole, Mauri. Benissimo. Andiamo allora a far vedere un po' le stalle. Aspetta che... Ma questo c'era prima. Io presento... Sì, sì, c'era. Ah, non ho manco visto. Ci domandavamo, a volte va a sapere. La parte delle stalle, cari amici, non si riesce facilmente a entrare, facciamo vedere dalle finestre. Comunque tranquillamente, perché è abbandonato da una miriade di tempo, cari amici. Sapete da quanto è abbandonato qua? Vedete? E qua sono per esempio le aperture, addirittura lasciarono il fieno tal quale, vedete? E queste sono le stalle. Neanche quando è fallito tutto, neanche si sono dato il garbo, durante i fallimenti, sapete, cari amici, neanche si sono dati il garbo di togliere un po' ciò che c'era. E questo è il tetto, di là varie parti. Sì, Mauri. E poi ancora, quindi tutta la cascina, e poi per esempio un carretto, manca una sedia che c'era l'altra volta, comunque è rimasto molto identico l'altra volta, che eravamo venuti con Stefano Urban, che salutiamo. Benissimo, a tra poco, cari amici, e si continua dalla cascina Acqua Bella, Milano, zona Lambro. Cari amici, di questo, tutta questa cosa è vetroresina, mi pare, Mauri. Questa qui è plastica vetroresina, sì. Vetroresina. Allora, cari amici, di questo vetroresina c'è da raccontare una storia. Praticamente quando ero alle elementari abbiamo fatto uno scherzo a un ragazzo, era praticamente il selciato con i tigli, con le piante di tiglio, e però il selciato aveva la ghiaia, i sassolini. Allora dico a un nostro amico, così, compagno di classe, dico: dai, allora praticamente nascondiamo. Ma cosa c'è, Mauri? No, guardavo Shekinah. Allora abbiamo fatto uno scherzo a un nostro amico, compagno di scuola, di un'altra classe, siccome c'era il selciato di ghiaia, di sassolini, attorno agli alberi di tiglio dove eravamo a scuola, abbiamo nascosto sotto la ghiaia il vetroresina, le tele di vetroresina, queste strisce di vetroresina. E abbiamo messo una linea e abbiamo detto: se salti più avanti, veramente sei bravo, sei un campione. Allora quello è saltato più avanti sul vetroresina, ha fatto saltare tutta la ghiaia, pum, così, perché ha saltato forte per saltare più avanti, era calcolato che lui ce la facesse. E ha fatto saltare tutta la ghiaia sul vetroresina. Intesi, non è che ci si facesse male, perché la ghiaia è saltata di 20-30 centimetri, no? 20 centimetri. Però ci siamo divertiti, ecco. Ecco, cari amici. Uno scherzetto abbiamo fatto. Sei un tipo un po' più Dai, è stato... Una mia amica all'elementare era venuta a trovarmi, allora io cosa ho fatto?
e ho approfittato. Guarda, è da ridere questa giornata, Mauro, incredibile. Giù, ho preso la bicicletta e l'ho portata su un cumulo di letame. No, veramente? Veramente, lei la cercava, dopo se ne andava. Dopo io l'ho riportata giù. Io ho preso la bici e sono andato, siccome io abitavo in campagna, ho preso la bici e gliel'ho portata dove mettevano il letame di vacca lì. Dai! È bene la vita. Però bene. Poi dopo mi sono scusato, sono andato a prima perché ho visto che piangeva, dai vieni, ci scusami, era uno scherzo, sai, io giustamente... Beh, ma dai, sono quegli scherzi innocenti, Mauri. Allora dove ci mettiamo? Di qua e salutiamo, sì, benissimo. Siamo in luce, mettiamoci pure là. Va bene. Che siamo in luce e salutiamo tutti gli amici. Senza rete. Sì. Ah, verso il cumulo, che così è bello. Sì, sì, così. Ecco qua. Sempre che... Sempre che vado. Bene. Abbiamo fatto tutto al meglio oggi. E siamo alla fattoria Acquabella di Milano e siamo venuti un anno fa con Stefano Urbez Urban, che salutiamo. Ciao, ciao Stefano. Ciao Stefano. A quanto prima. E oggi è l'11 gennaio 2019. 19. Nuovo anno. Noi, esatto, questa fattoria che siamo venuti un anno fa la riprendiamo per iniziare bene l'anno, per iniziare bene l'anno 2019. Cerchiamo di portarlo al meglio, ovviamente. Quindi, Gennaro Gelmini e Urbex Movius, YouTuber Mauri. YouTuber Mauri 2, perché lei è anche, dopo, e anche Mauri Ciano, una vita in una corso, vita in due, corso canali, due canali. Mi raccomando, iscrivetevi perché le iscrizioni sono gratuite. E è un modo anche per sostenere intesi artisticamente il canale, non con i soldi. Non con i soldi, artisticamente. Artisticamente. Facciamo anche Urbex e facciamo vlog. Vlog cose esterno. Belle. Mi raccomando, un like, iscrizione e comunque oggi Cascina Acquabella. Return. Return, siamo tornati. Siamo tornati. Ciao a tutti. Ciao cari amici. Ciao a tutti cari amici. Faremo, continueremo, si continua. A presto, si continua a presto. E si cerca di mettere assieme qualcosa al meglio. Bene, che bella giornata oggi, è una giornata stupenda. Sì, sì, un bel sole. Beh, col sole aiuta molto a far video. E infatti è poco vento, Mauri. Sì, ma non fa neanche tanto freddo, cioè è sopportabile, perché è un mese di gennaio. Sì, sì. Cari amici, abbiamo detto tutto. Wow! Dimmi! Cerca di fare quello che si può, ma noi sì. Le cose semplici. Sì, sì. Sì, cerchiamo di fare il possibile. Certo. Cerchiamo naturalmente di portare qualcosa di bello, di essere anche simpatici, portare qualcosa di bello che possa far passare delle ore. A volte ci riusciamo, a volte no, però comunque in questo oggi è stato doveroso tornare qui perché si inizia da qui e poi si dovrebbe iniziare, perché l'anno scorso è stato un anno fruttuoso per gli Urbex, molto molto intenso. Sì, sì, il 2018, quindi la stessa cosa del 2019. Vediamo il 2019 e cosa ci porta, insomma. Sì, benissimo. Cari amici, ricordate la cascina? Ciao! Ciao a tutti! E cari amici, la continuazione dopo la cascina Acquabella, Mauri. Sì, infatti, siamo ritornati qui al Monumentale a fare il giro che non avevamo fatto l'altra volta per motivi di tempo. E quindi stiamo visitando nuovi mausolei, c'è anche un forno vedremo vecchio. Vedremo l'ossario e la parte crematoria. Vecchia, è interessante, abbastanza poco, però comunque bene. Non era stato fatto. Quindi seguiteci cari amici, ci sono... Allora, facciamo artisticamente, perché oggi è il 17 gennaio 2019, il 17 gennaio oggigiorno si venera Sant'Antonio Abate, ai tempi il dio Odino. Cosa hanno in comune, Mauri? Che sono tutti dei santi anche
che vedono le cose sotto, nel senso di sottoterra, dell'oltre, dell'oltretomba, o anche comunque Sant'Antonio Abate anche per la gola, hanno delle cose, insomma, il 17 gennaio si potrebbe fare come il 2 di novembre, assolutamente, sì, Mauro. Sì, infatti. Andare a fare anche visite, perché no, turistiche. Sì, dicevamo, infatti, nel nord Europa si usa di più fare turismo per cimiteri. Ma no, vedetela come una cosa positiva. In che senso si può vedere positivamente? Allora, se noi vediamo queste cose, riusciamo magari ad apprezzare di più la vita. Come apprezzare di più la vita? Nell'essenziale. Infatti. Di solito nella vita, Mauri, ci si perde. Nella vita ci si perde un ci po'. Si perde. Ci si perde. E invece bisogna sapere apprezzare l'essenziale. Visitare questi luoghi, visitarli memoria, in maniera... luoghi della memoria. In maniera... sensata, giusta, con un certo ci fa riprendere giovamento anche per quello che è il quotidiano. Okay. Benissimo, Mauro, iniziamo con le riprese. Benissimo, innanzitutto cari amici, iniziamo dall'ossario. L'ossario vecchio, quindi non la parte praticamente dei personaggi famosi, l'ossario comune, naturalmente più antico di Milano. Una bella panoramica. E quindi benissimo, ci addentriamo nell'ossario di Milano. Venite tutti amici. Apprezzando artisticamente queste cose, però si dà onore anche alla vitalità, perché noi appunto vivendo 100 anni, ok, però dobbiamo dare un senso alla vita. Magari guardando certe situazioni, certe l'oltre, riusciamo a apprezzare meglio ciò che è adesso. Quindi apprezzare l'oltre per apprezzare ciò che è adesso. Giusto, questo è un ossario di gente comune. Considerazioni. Considerazioni che è un posto, diciamo così, interessante, anche un po' opprimente, però ci sta, perché alla fine tutti poi dopo dovremmo venire qui. Questo è un luogo della memoria proprio. Poi Sant'Antonio Abate, ci siamo, sì, diciamo, in tema. Sant'Antonio Abate, Odino. Benissimo, cari amici, benissimo, nel senso, come dicevamo, artisticamente e anche per dare un senso alla vita. Vedete, qui c'è anche gente che è stata messa da poco, ma comunque vabbè. Vedete, tutto lì, tutto... quindi, benissimo. Qui non sono sepolture solo antiche, ma anche... Poi si esce dall'altro lato e c'è qualcosa di più interessante anche di là. Attenzione, dei burla giù. Una porta d'acciaio antica. E c'è una torre. Prego. Incredibile. Una torre come... Incredibile, sì. Se fosse la torre di Pisa. È fatta troppo strana. Ma sì, allora, cari amici, dopo l'ossario, al di là, appunto, c'è questa torre, Mauri. Sì. Quindi Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, Urbex Movis e anche Mauri Canne, Una vita in corsa. Siamo qui. Benissimo. Una torre che sembra un pochino la torre di Pisa. Sì, infatti. Mauri. Sì, con tutte le... fatta bene, incredibile. Proprio lavorazione massima. Di quelle, insomma,
Allora cosa pensare? Dimmelo tu, Mauri. Pensa a te che per fare una roba di questo genere, 4 ore e mezza, soprattutto che idee che... Lì pure, cioè verso la videocamera, che idee abilità, che avevano. Abilità scultoria. Sì. A noi, cari amici, forse se ci manca qualche parola, è forse l'infinito che ci prende. Infatti. In questo momento, a parte il freddo. Ci fa freddo, ma siamo ci a gennaio. D'altronde. È il 17 gennaio 2019, Milano, Cimitero Monumentale. A parte il freddo che ci prende, anche la parte artistica, rimaniamo, ma anch'io rimango disagiato nel descriverla, perché come anche i poeti dicevano, cercare di descrivere l'infinito, non l'infinito solo di Giacomo Leopardi, la poesia, ma l'infinito in se stesso, come un qualcosa, è realmente impossibile. Allora ecco, naturalmente Mauri lo sa, io preparo bene tutto, chissà come, e in effetti non vorrei a volte sembrare troppo perfezionista, mi rendo conto, però io quando cerco di dare quella perfezione che poi non può esistere, solo Dio le perfezioni, perché, ma pure in quel viaggio verso la perfezione, ecco che mi rendo conto che mi mancano le parole. Infatti. Mancano le parole, ma non tanto per come si vede l'oltre, ciò che è l'aldilà, ma anche per, pensate, gli artisti hanno costruito ciò che sembra come se fosse una torre di Pisa. Sì. Quindi pensate la maniera artistica di gestire una cosa, cioè qui si tratta quindi di tombe di persone che invece di fare un buco rettangolare, mettere dentro una cassa e un corpo con una croce su o un altro simbolo in base alla religione di ognuno di noi, decide di costruire addirittura un tempio, però perché è proprio il ricordo, Mauri. Sì, infatti. Cioè, noi dobbiamo essere ricordati dopo, per quale motivo? Per il bene che abbiamo fatto, ma non bene in senso stretto e basta, ma proprio per la filosofia di vita buona che abbiamo avuto. Allora, se noi abbiamo avuto una filosofia di vita buona, una filosofia di vita buona ci porta a dire ricordateci di noi, ricordatevi di voi, ricordiamoci noi tutti. Qua siamo vicino alla ferrovia, Porta Garibaldi è vicino. Ma sai che dovevi fare? Dovevi fare il prete te, cazzarone, perché hai una divinità, hai una cosa oratoria che mi viene in mente. Sai cos'è? Io non mi sono mai fermato alle apparenze. Mentre qualche persona potrebbe dire, bene, boom, finito, là, la buca. Cioè, ma per dire, oggi al cimitero, ma anche per altre situazioni. Io voglio... Si potrebbe dire, scusate la battuta, si potrebbe scavare, io voglio scavare, ma metaforicamente, non fisicamente. Sì, metaforicamente, certo. Metaforicamente voglio scavare. Allora, la vita si dice tanto, non abbiamo un modo per sapere bene come dobbiamo viverla. È vero. È vero. Però c'è anche da dire che questo modo può essere trovato, può essere cercato. Certo. C'è invece chi non lo cerca, non può trovarlo, perché non lo cerca. Infatti. Allora noi, quando vogliamo andare a vedere oltre cosa c'è, è perché scoprire l'oltre, allora da una parte è vero, può far paura, ma qualsiasi cosa come qua può far paura l'oltre. Mm-hmm. Anche il fatto fantasmi, mica fantasmi, gatti neri, mica gatti neri, no. Non fermarsi all'apparenza. Il colore del gatto, non fermarsi all'apparenza. Sì, infatti.
ecco che si vive una vita in maniera diversa. Giusto, infatti. La vita che vivo io, quando avremo 100 anni, Mauri, potremmo dire di essere orgogliosi di aver vissuto la nostra vita. Naturalmente, cosa ci ha portato in situazioni difficili? A volte la mancanza di lavoro. Diciamo la verità, non è che vogliamo sempre rimuginare sulle stesse cose. Quando un uomo ha poco lavoro o non ha lavoro, lì iniziano i casini, lì iniziano i problemi. Però, a parte quelle cose, noi per intanto, giustamente, cerchiamo l'oltre. Cerchiamo di capire. Perché se non... Se la vita, per essere vissuta nella giusta maniera, non è detto che solo essere, come uno potrebbe dire, libertinaggio, no? Come giusto, si usa anche dire. Non è detto che sia la vita, la maniera per godere di più della vita. La maniera per godere anche più della vita è forse quello che non abbiamo mai avuto, nel senso, magari dei legami certo. In che senso? Dei legami con parenti, ormai sapete bene che il giorno d'oggi le cose vanno per tutti così. Purtroppo come detto ci rimane. Se no, secondo me poi alla fine non serve tanto stare lì a fare cerimonie e tutto, se poi dopo si torna no, alla io se Mauri vabbè. Perché uno vorrebbe sempre che le cose vadano bene in eterno. Aspetta, ma allora è meglio capire... Ma allora è più facile capire l'oltre che ciò che c'è qua. È giusto. Però se capiamo l'oltre riusciamo a capire ciò che c'è qua. Infatti. Allora in realtà non è così difficile capire l'oltre, perché capire l'oltre ci fa capire ciò che certo, c'è qua. Certo, infatti. Beh, insomma, argomenti difficili, perché sembrano facili, ma più ci si addentra in la vita e io dico l'oltre, sai un sinonimo, no, Mauri, dell'oltre qual è? Un sinonimo dell'oltre cosa può essere? Un sinonimo dell'oltre è morte. Morte. Solo che dire morte è terrificante. Allora... Usiamo questo sinonimo, l'oltre, che poi l'oltre non è, deve essere proprio per forza legato alla fine, ecco, anche un sinonimo buono può essere la fine, l'inizio e la fine. Bene, chi ha compreso, insomma, bene. Niente, cosa facciamo? Adesso continuiamo Mauri, perché è un argomento troppo... Esplorare... Sì, dai, io prendo la borsa, tu prendi la videocamera. Prendo la videocamera, intanto faccio vedere un po', guardate lì che sculture. Scendo per evitare di fare uno scivolone di quelli... Questa è la scultura che avevamo detto. Qui ce ne sono varie anche molto antiche, Ecco fatto. E qui il cielo sembra che stia migliorando. Qui abbiamo, come vedete, il cancello chiuso, perché ovviamente questa è proprietà. Ma che roba, va, che bello. Anche vederla da dentro, Gennaro. Interessantissima, è bellissima, insomma, per quello che è un bel sì, artisticamente. Io adesso sto andando bene, cari amici, e si continua. Carissimi amici. Cari amici, quindi adesso siamo al crematorio. E quindi visitiamo la parte crematorio, forse tra i più antichi in assoluto, sicuramente più antico di Milano, forse più antico della Lombardia, io direi tra i più antichi in Italia intesi, dopo l'epoca napoleonica, perché intesi la cremazione inizia nei tempi pagani, quindi la cremazione in realtà si fa da decine di millenni, però io dico
la cremazione ai tempi dopo Napoleone, quando Napoleone decise di fare i cimiteri. Una volta le tombe si mettevano anche, non sto scherzando, nei giardini di casa, vicino alle case. Napoleone volle, fece un editto, l'editto napoleonico, che i morti dovevano per forza riposare in luoghi esterni al centro abitato, e quindi vennero i moderni cimiteri. E questo è tra i primi posti dove cremavano le persone, chi non viene sotterrato. Interessante anche per motivi artistici fare questa sperimentazione. Sempre Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Urbex Movies, Mauri Channel, La vita in corsa, andiamo dentro a vedere. Al 17 gennaio 2019 per tutti a motivi artistici. Ok, dai. Benissimo, Mauri. Aspetta che la drissi qui, che... Continuiamo. Ecco. Continuiamo a filmare. Oh, sto cadendo. Un po' così. Ecco. Bene. Sì, sì. Scusate, colpito dalla tosse anch'io. Allora, praticamente, cari amici, il crematorio rimanevano le ceneri. Quindi ecco, nel crematorio non abbiamo tombe, ma abbiamo urne cinerarie. Esatto. Quindi vedete, cari amici, il crematorio, vai pure, il crematorio è l'urna cineraria e non più in questo caso la tomba. Ai tempi moderni non si fa più l'urna, si fa l'oculo. E quindi non più in un'urna, ma sempre in una cassetta. E beh, ognuno ha le sue ognuno ha le sue esigenze. Ecco. Allegria, cari amici. Bene, continuiamo. Il crematorio, ecco qua. Mira, un coso antico, lì c'è una specie di... Questo è interessante. Sì, lampadario antichissimo. Qua di solito c'erano allora le candele ai tempi, eh? Dopo hanno messo le luci. Oh, guarda di là che cosa, ti ricordi, c'è i simboli, che poi questi simboli sono anche da considerarsi della vita e della morte, come anche il simbolo di Dio e il simbolo del grande architetto. Questo è il grande architetto e questo è di Dio, l'occhio divino. Bene, bene. Le colonne. Mauri, fai. E quindi, cari amici, siamo qui e continuiamo il crematorio. Adesso vi porteremo nella parte più interessante del crematorio. Mettete sempre in basso le urne cinerarie. Quelle all'inizio, come magari. Venivano disposte proprio le prime. Notate, allora, queste sono le prime, no? Mauri, queste sono le prime urne cinerarie, le più antiche. Dopo vedete, cari amici, in su, i loculi. Quindi, prima l'urna, successivamente il loculo. Minchia, oh! Puzza di morto. Qua un forno crematorio per chi finisce la propria vita, la propria esistenza. Nel caso voglia farsi cremare,
il forno è qua. Notare cosa... Un attimo, per non portare pesi, abbiamo una zona là dove le salme vengono lasciate al culto dei parenti, della parentela. E poi tramite dei binari, quindi senza portare peso alcuno, vengono direttamente dirottati nelle celle. Vedete il binario? Quindi abbiamo una partenza da là, dove i parenti possono allestire una stanza per il parentado, per la fede, beh, naturale, no? Come magari chiamano il parroco, così. E poi qua, dove il morto, se posso dire così, viene cremato, cioè viene bruciato. Addirittura oggi abbiamo la possibilità di aver trovato una di questi forni aperto. Perché? Perché eventualmente è stato utilizzato stamattina e occorreva far uscire un po' di fumo, e quindi ce l'abbiamo ancora aperto. Ebbene, cari amici, beh, si continua il saluto, lo facciamo ovviamente da qualche altra parte. A dopo. A dopo. Cari amici, Micino micciolando, un bel gattinino, Miccio Micino, indovinate questo. Amici, guardate cosa abbiamo trovato sul cimitero. Un gatto nero. Mimi! Dove che va? Guardate. Miccio. Dove che va? Oh oh! È scomparso, l'avevo fatto. Sparito! Ma due addirittura, due neri, porca puttana! Due gatti neri! Minchia, sulle tombe gatti incredibile! Neri. Allegria, cari amici! Benissimo, sì, fantastico! Lo mettiamo in dubbio! Gattino, Micino Micetto, Micciolino. Oh. Micio, al giro delle tombe il gatto. E lì Mauri. Micettino, Micino Micetto, Micino, Gattino Gattino, e fermo lì. E dov'è la tua socia? La tua gatta. La tua socia, sì, è una coppia di gatti, quindi faranno altri gattini neri per la contentezza di tutto il cimitero. Com'è che ti chiami? Secondo me si chiama rimembranza questo qui. E lui si trova a suo agio in mezzo alle tombe, questo qui già è nero. Pensate amici, un gatto nero pure a suo Dove va?
Oh, l'abbiamo perso forse. È sparito. Sì, è sparito, sarà andato in qualche loculo, sarà andato in qualche loculo. Qua guardate, sistemiamo un po' le piante poverine, che poverini tutti. Bene, bene. No, i gatti sono lì. Volevo la femmina era fare la femmina, ah, hai trovato? Nina. Dov'è? Guarda, balurda, uè. Eccola, questa è la femmina, guarda. Sì, vedo che è più snella. No, questa qui è più buona, ma non sono aggressivi, oh, eh. Guarda, guardate come passano tra le tombe. Ci credo, sono nati e cresciuti qui. Si è incredibile. Porca miseria. Nina. Cari amici, posiziono magari la videocamera qua. Com'è che si vede? Cari amici, una giornata diversa dal solito al cimitero monumentale di Milano al 17 gennaio 2019, che sia ai tempi pagani era la festa di Odino, il dio dell'oltretomba, e ai tempi cristiani è la festa di Sant'Antonio Abate, e occorreva venire in un posto come questo. E allora, si trova il bello della vita, si trova anche capendo la vita. Quindi per capire la vita occorre concepire anche cosa c'è dopo la vita. Allora, se noi concepiamo cosa c'è dopo la vita, riusciamo anche a capire la vita, ed è meglio, troviamo giovamento noi stessi. Ed ero sulle zampe di leone, qui. Benissimo, cari amici, del Monumentale, quindi Gennaro Cremini, YouTuber Mauri, Lopez Mobis, Mauri Cannon, Una vita in corsa. Vi salutiamo, cari amici, insieme a Felia Dallini. E quindi alla prossima, noi continuiamo anche per il 2019, ciò che facciamo di artistico è giusto dare, allora, ciò che ci appartiene, no? Quindi è così, ma ciò che ci appartiene, un tuo pensiero di ciò che ci appartiene. Ciò che ci appartiene è tutto quello che c'è, che abbiamo, quello che abbiamo, ciò che anche i beni della terra, tutto quanto, insomma. Quindi niente, materiali, poi quello che non ci appartiene. È anche spirituale, ciò che abbiamo è anche spirituale. E poi e la gioia spirituale è anche Felia Dallini, che è con noi sempre, e la spirito guida, se posso dire, che ci ha sempre donato soprattutto allegria, voglia di fare, tenacia in tutti questi anni. Ciò che siamo noi non è solo nostro, ma è di ciò che ci circonda. Quindi è vero, noi prendiamo da ciò che ci circonda. Quindi se ciò che ci sta attorno è qualcosa di veramente bello, forte, potente, allora noi saremo belli, forti e potenti. Ok. Ma nel senso buono. Ciao cari amici, ciao a tutti. Gennaro Giannini, YouTuber Mauri, Urbis Movis e Mauri Canna, La vita in corsa. Iscrivetevi, mettete un like se volete, se potete, mi raccomando. Alla prossima. E ciao, si continua. Ciao a tutti, alla prossima.